Eccomi ragazzi ad un nuovo story time, la rassegna di video in questo canale dove racconto delle mie esperienze personali da giornalista, con dei gameplay sullo sfondo. Oggi vi propongo nuovamente Team Fortress 2, che è il mio gioco preferito, però se volete vedere dei giochi diversi ogni tanto vi posso proporre Civilization 5, Total War, Minecraft, Forza Horizon 4 o 5, quel nuovo gioco di Spider-Man. Qualcosa di Pokémon, no, non sono un grande videogiocatore, ma mi posso tranquillamente sbilanciare. Oggi vorrei raccontarvi una delle mie primissime esperienze. Mi pare fosse la mia prima settimana da collaboratore del Resto del Carlino, quindi circa marzo 2022. In questo appuntamento sono stato incaricato di pedinare il sindaco di Bologna Matteo Lepore, uno degli esponenti locali del PD più conosciuti, assieme al sindaco di Firenze Nardella, Gori di Bergamo, Sala di Milano, De Caro di Bari e immagino Manfredi a Napoli, anche se non è esattamente PD, ma andiamo avanti. Lepore è conosciuto come il sindaco pro jus scholae, ovvero il modello di cittadinanza che concede ai minorenni la cittadinanza italiana alla conclusione di un ciclo scolastico. Tipo se un ragazzino o una ragazzina, che ne so, proveniente dall'Algeria o l'Albania per dire, si trasferisce in Italia a 3 anni con i genitori, finita la scuola elementare otterrà la cittadinanza. Tutto sommato penso sia un sistema giusto perché oggi questo paese è pieno di ragazzi che parlano italiano meglio di me per dire, che sono nate o venute in Italia da piccolissimi, hanno tutta la vita qui, finito la scuola, alcuni già lavorano con la laurea, ma non gli viene concessa la cittadinanza, che è veramente assurdo. E senza la cittadinanza non si può votare, non si può fare domanda per certi lavori, anche tipo dottorandi o concorsi pubblici. Penso sia veramente una cosa pazzoide. Il fatto che non si faccia niente al riguardo è proprio fuori da questo mondo. Quindi il modello di Lepore, quello che propone lui, credo sia un'ottima idea. Lepore fu anche uno dei pochi amministratori locali a sostenere apertamente Schlein alle primarie nazionali, rischio che si è dimostrato un redditizio alla fine perché lo rende più vicino ai vertici del partito. Poi è la stessa regione di Bonaccini, cioè, è comunque stata una mossa rischiosa, sì. A livello amministrativo e politico non ho molto da dire contro Lepore, certo ci sono delle manovre che non adoro, ma mi sembra di aver perso abbastanza tempo, non posso parlarne troppo a lungo, e poi diciamo che la mia storia riguarda altro. Riguarda altro. Dovete sapere, prima che inizi con le mie farneticazioni, che il PD da anni ha un'avversione nei confronti del Carlino. A certi versi esagerata, ma riconosco che in confronto ad altre testate locali, tipo La Repubblica, il Corriere e anche quelle online come Today, il Carlino sia decisamente un giornale di destra, o almeno il giornale che la gente che vota a destra legge. L'agenda redazionale, però, io direi che è molto bilanciata. Il punto è che la redazione bolognese cerca di mettere in difficoltà le istituzioni locali, che sono sempre state di sinistra e di conseguenza siamo spesso e volentieri gli unici a dare voce alle forze di opposizione locali e regionali, nel bene e nel male. Questo per dirvi che visto che il PD non può contare sulla good press del Carlino, i politici di quello schieramento sono spesso schivi e antipatici nei nostri confronti. Questo non sempre, anche perché io mi ritengo non di destra e quasi tutti gli esponenti con cui ho avuto l'occasione di parlare l'hanno capito subito e mi hanno sempre trattato con il dovuto rispetto. Questo lo devo dire. Un'altra differenza del Carlino rispetto agli altri giornali è che sono indiscutibilmente il quotidiano più letto a Bologna, quindi i politici sono quasi costretti ad interfacciarsi con noi, in un certo senso. Tutto questo per dirvi che secondo me a Lepore gli sto sul cazzo e francamente non mi sta simpaticissimo neanche lui a livello personale, ripeto personale perché dietro le quinte a tratti è un po' viscido. Questa è l'impressione che ho avuto io. Prima di approfondire vi voglio raccontare il mio primissimo incontro con Lepore. Allora, come ho già detto, era marzo 2022 e il mio capo mi chiama per dirmi che Lepore quel sabato mattina sarebbe andato al Pilastro, un quartiere al nord-est di Bologna, per aprire 3 case di quartiere. Lo intercetto alla prima, dove fa un breve discorso, taglio il nastro e tutti applaudono come in una short story di Tumblr. Le case di quartiere, per chi non lo sa, sono degli edifici e punti di incontro per la gente, sono poste in alcuni quartieri un po'
problematici per invogliare le persone a socializzare e riformare cittadini che potrebbero essere propensi a fare dei crimini o drogarsi o cose del genere. È una bella iniziativa, ripeto, che ho apprezzato e il clima in queste tre inaugurazioni era molto piacevole. All'ultimo taglio del nastro mi chiamano dal quartier generale per dirmi di fare qualche domanda all'epore sul conflitto in Ucraina, che ai tempi era freschissimo, notizia di circa 2 settimane prima. Nel momento in cui sta per uscire lo fermo, mi presento come giornalista per il Carlino e gli chiedo cosa ne pensasse della guerra. Salve signor Lepore, sindaco, tutto bene? E lui mi interruppe per dirmi che ne aveva già parlato con la mia collega su sta cosa e che era uscita un'intervista riguardo sul giornale di oggi per poi andarsene. Dato che non avevo ancora letto il giornale sul momento, rimango un po' perplesso. Recupero il Carlino di quel giorno all'edicola più vicina e vedo che in effetti un'intervista c'era, ma di fatto non diceva praticamente niente sull'Ucraina. Naturalmente ho rosicato malamente in quel momento, però vabbè sti cazzi. Ne uscì un articolo ok, dove mi concentrai sul fatto che Lepore aveva annunciato ad un certo punto che un poliambulatorio nei paraggi sarebbe stato ristrutturato con i fondi del PNRR. Tutto molto bello, però ora passiamo al gossip. Nell'estate del 2020 Lepore era in campagna elettorale per le amministrative. Negli ultimi 5 anni era stato assessore alla cultura ed aveva appena battuto la sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, alle primarie del PD. Non ricordo se questo è successo nel periodo delle primarie o in prospettiva delle amministrative, ma praticamente era stato programmato giorni prima che Lepore avrebbe dovuto fare un'intervista con un mio collega in redazione. La mattina in questione il mio collega si connette su Zoom e aspetta il sindaco per diverse ore solo per essere chiamato dal suo assistente che gli dice che Lepore aveva deciso di concedere l'intervista al Corriere della Sera piuttosto che al Carlino. Così, de botto, cioè, tutto programmato la mattina, gli dà il palo e poi dice: ah no, guarda che va col Corriere. Il mio capocronaca ai tempi, che chiameremo il signor Carlino, non appena venne a sapere di questa cosa andò su tutte le furie e fece dei casini assurdi e alla fine il mio collega ebbe l'intervista che uscì sul giornale il giorno dopo. Questo aneddoto lo racconto spesso non solo per sottolineare il peso del Carlino e dei suoi vertici a livello locale ma anche la sfacciataggine di Lepore nei confronti dei giornalisti che non sono al 100% dalla loro parte. Qualcosa veramente di imbarazzante, cioè che cazzo, cioè veramente questa cosa più o meno è rimasta. Quest'altro aneddoto non mi riguarda, ma è una storia che mi è stata raccontata da un altro mio collega che tempo fa scrisse un articolo sul giornale in cui lavora e, dato che questa storia metteva in cattiva luce lo stato di un paese in provincia di Bologna, il vice ministro delle infrastrutture, Galeazio Bignami, un altro soggetto meloniano di Bologna che è molto nominato e che ho anche avuto modo di incontrare, si suppone, questa è una cosa che mi è stata raccontata, cioè io sono praticamente quasi la terza versione, insomma, quindi magari non è al 100% vera questa cosa, quindi prendete quello che sto dicendo con le pinze. Si suppone, ripeto, che Bignami abbia chiamato Lepore per dirgli che quell'articolo non gli piaceva, dando al giornalista del coglione, che appunto era questo mio amico che mi ha raccontato la storia. Lepore poi avrebbe chiamato il direttore della testata per dirgli che l'articolo era problematico, nonostante fosse stato frutto di un vox populi, ovvero quando vai in giro a fare domande alle persone e riportava lo stato d'animo della popolazione riguardo lo spopolamento della loro città, una cosa relativamente innocua, ma non posso dirvi altri dettagli perché non mi sembra giusto nei confronti del mio amico che me l'ha raccontato. Sostanzialmente il direttore l'ha zittito e la cosa mi ha molto colpito. Immagina farsi dire da un membro del governo appartenente ad una linea politica opposta a te di chiamare un giornale locale e tu lo fai. Cioè, che cazzo fai? È veramente una cosa. Cioè, se io fossi un sindaco di sinistra e mi ritrovassi, che ne so, un ministro, un esponente di destra che mi dice: ah, sto articolo non mi piace, vai, chiamali e digli, io gli direi: scusa, ma dai il nome al, che ne so, a uno dei tuoi assistenti o uno dei tuoi parlamentari, perché lo devo fare io?
cioè che cazzo vuoi? Magari in quel momento lui pensava, ah sì, pure io sono d'accordo, questo articolo è una merda, quindi magari non è stato proprio lui a dirlo, non ha detto Bignami Lepore devi farlo, magari è stata una sua iniziativa, ma no, non saprei come definire questo comportamento, ditemi voi nei commenti che ne pensate. Grazie per aver guardato, questo ve lo dico subito, così in futuro non ci saranno altri disguidi, ma penso che questa rubrica di video la farò diventare esclusiva ai membri del canale, quindi affrettatevi e abbonatevi. Costa solo 1 euro al mese, avrete i miei video in anteprima, tanti contenuti extra e naturalmente mi potrete sostenere più attivamente, che è la cosa più importante. Grazie per aver guardato, ci vediamo presto.